si è ancora in attesa l'espletamento della nuova gara che dovrebbe portare una nuova gestione dei rifiuti a Chieti. Intanto però qualche problema c'è. Da un lato aspettiamo il nuovo appalto per migliorare la raccolta differenziata con isola scomparsa e quindi levare tanti bidoni che sono distribuiti in malo modo così sul territorio cittadino. È anche vero che ci sono ancora quei casi sporadici di maleducazione, di inciviltà, dove vedono ancora discariche abusive a cielo aperto che spesso vengono anche incendiate per non far risalire a chi fondamentalmente ha commesso il reato. Quindi io faccio un appello ai cittadini di denunciare queste cose, perché spesso si ha paura, ma io è anche vero che conoscendo situazioni del nord, dalle Marche a salire, va tutto meglio perché non si ha paura, c'è la civiltà della persona, c'è la persona fisica comune che riprende la persona maleducata. Non voglio parlare di multe pecuniarie in un momento anche di crisi, ma cercheremo comunque ancora di fare informazione e formazione.